Innanzitutto grazie, quest'anno è una cosa un pochettino più tranquilla, ci siamo un po' più rilassati. Rispetto all'edizione dello scorso anno, devo dire che effettivamente abbiamo raggiunto lo scopo. Voglio fare un po' di ringraziamenti perché logicamente dietro le partite che voi giocate ci sono tante altre cose. Ringraziamo innanzitutto il Comune di Viterbo, il Sindaco e l'Assessore allo Sport. Ringraziamo il Presidente della Provincia, Assessore all'Amministrazione Provinciale di Viterbo. E ringrazio l'amico Giulietti Alessandro di Tuscia Sport Life che ci segue da parecchi anni e va un ringraziamento di cuore perché Alessandro è cresciuto col centro sportivo, quindi ci sta vicino in tutto e per tutto e questa è una cosa che fa piacere. Ringrazio il comitato regionale del centro sportivo Lazio e mi sono portato un amico, vieni. Presidente del CSC di Frosinone, Gianluca, grandissimo amico, e oltre che il discorso sportivo, insomma, ci sentiamo come discorso amichevole. Voglio presentare una persona che mi sta a cuore, Rosa. Non la conoscete. Rosa abbiamo fatto un po' di anni indietro un'esperienza regionale col centro sportivo non indifferente. E lei era coordinatrice della formazione. Io ero coordinatore dell'attività sportiva e quindi abbiamo vissuto un quadriennio veramente indimenticabile. E dopo parecchi anni ci siamo rincontrati e questo penso che sia la cosa più bella. Sì, sicuramente. Ti ringrazio per l'invito, è accolto con molto piacere. Oltre che incontrarci con la famiglia, ma anche rincontrare il comitato, ho riconosciuto qualche consigliere di vecchia data che all'epoca insomma eravamo tutti insieme in questa avventura, quindi che è continuato. Io adesso ricopro l'incarico solo di consigliere presso il comitato di Frosinone, ma insomma ci si resta nel cuore. Questi momenti sono i momenti più belli perché vedere voi gli atleti che partecipano in campo e poi successivamente a questi eventi è veramente sempre emozionante, l'emozione è sempre la stessa, quindi ringrazio Rosario per questo. Grazie a te. Iniziamo un attimo, non so se ci sono o meno che sono venuti a prendere la roba. Ah, ecco. Insomma, a volte abbiamo dei piccoli. Però dai, diciamo che si va d'accordo, si va avanti. Assolutamente sì. Ok. Niente. Ringrazio una persona in particolare che mi sopporta da tanto anni questa parte e che oltre la sera a cenarci insieme, andare dentro lo stesso letto, mi fa pure da segretaria. Sinceramente io siccome sono un tipo molto esigente, dedichiamo più al centro sportivo che a casa. Grazie. Allora, quinta classificata, Amatori Bassano. Non ci sono. Beh, non c'è nessuno.
Quarta classificata, Capranica. Grazie. Terza classificata, Tolfa, non ci sono. Io volevo invece ringraziare una persona che ieri sera l'ho mandata a quel paese, però oggi vieni Sandro, vieni qua. Ma quattro. Questo è un modulo. Conoscete Sandro? Se mai perdete niente, raga. Allora Sandro è una persona squisita. Eccolo, mo comincerò prima. No, 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 solo che a volte. Oh, come ne vado? A volte. Guarda che tu dico pure io poi, e ti fa questa piazzone non rompe. Io ti voglio ringraziare per lo striscione che hai fatto, l'ho letto. Vabbè. Buon'ora ha letto. Ha letto 2 minuti fa, eh? No, non è vero. Che bruciato per me. Sandro è sempre un amico. La cosa bella ma non gli fa una ruffianata, ragazzi, credetemi, io ho conosciuto Giovanni, va bene, e ci ha avuto sempre, direi, qualcosa di più dell'affetto, che non è amore, però una grande stima per quello che sti ragazzi facevano in comunità, d'accordo? E io me lo porto under core per questo motivo, perché pure che non c'era una frequentazione assidua come magari c'è stata con Rosario o col passare del tempo, Stomo gli ha sempre voluto bene e per futuro, no? Cercare di parteciparci sempre a tuo trofeo, in sua memoria, perché è una bella persona, punto. Ieri mi ha mandato a quel paese, ottime le bacette. Il senso dell'amicizia è questo, però. Vabbè, ma con te sei appestato. Appunto, così, no? Non c'è nessun problema. Oh, allora, io prima di tutti, prima di arrivare a questi due, allora facciamo una cosa. Secondo i classificati, Rosa. Sì. La comunità Mondo Nuovo. Allora, un ricordino a te. Grazie. Luca, prego, vieni. Un piccolo ricordo. Rosa, grazie. Oh, questa targa, anche se non lo vedete, che sta dall'altra parte della telecamera, va all'amico Giulietti, gliela mettiamo da una parte. Allora. Stata fatta.
Jacopo, questa è la tua, come dice presentato, anche se non se lo merita che è venuta in ritardo. Questa è una cosa personale mia con mia mamma, quindi questo è un pensiero da parte del comitato, non è che questo è qua. Grazie. Apro pure questo, questo viene direttamente dalla frazione di calcio. Oh, questo ho i miei. Ah, questo è favoloso. L'ultima volta che ho visto Frosinone calcio è stato quest'anno a Perugia, perché io sono amante e tifoso del Perugia. Ma dai, non era la vita Biesa una volta, scusi. Ero, non ci vado più. Io abbiamo perso. No, avete pareggiato 2-2 con un gol di Santo Lugo all'ultimo minuto. Va bene, morti. Grazie. Questo viene dal presidente del Frosinone calcio. Allora, veniamo un attimo al primo classificato. Io ragazzi vi ringrazio perché domenica non mi avete visto, ma stavo a vedere la partita a Vigliano. E veramente avete, cioè, parlo di tutti. Quest'anno siete stati veramente eccezionali. Grazie. Primo classificato, Vegliano. Ragazzi, grazie a tutti. All'anno prossimo. Grazie. E dove c'è la? E dove c'è la? Sono tutti, ci sono tanti. Che sarci.